Numeri clamorosi rispetto a un passato anche recente pre-Covid. La stagionalità estiva per il Lido di Jesolo è un termine che progressivamente si sta abbandonando, complici la voglia di tornare a gustarsi una vacanza in ogni momento possibile dopo le limitazioni imposte dalla pandemia, ma anche una diversa mentalità di imprenditori turistici e albergatori. Che a Jesolo si viva di più in ogni senso è anche un dato dell'Ufficio Comunale dei Tributi. Il gettito dell'imposta di soggiorno è cresciuto di quasi il 10% rispetto al 2019, che era l'anno definito di riferimento per una stagione turistica andata bene. Ma cos'altro ha portato a migliorare l'offerta turistica e di conseguenza le presenze in città? Questa città ha le caratteristiche per poter vivere in maniera importante tutto l'anno. L'abbiamo dimostrato con le recenti festività natalizie, in cui i grandi eventi hanno fatto dei numeri davvero eccezionali che si sono poi riscontrati anche nelle strutture ricettive. Ma lo vogliamo fare sempre di più nei prossimi anni, ragionando sulle basse stagioni, quindi primavera-autunno, e nel panorama natalizio. Davvero questo è il cambio di mentalità che auspichiamo possa passare in città. Se i costi che abbiamo sostenuto quest'anno per l'energia elettrica e per l'energia in generale li avessimo avuti su una stagione normale, non saremmo riusciti a superare la stagione. Quest'anno fortunatamente è stata una stagione straordinaria e siamo riusciti ad ammortizzare tutti i maggiori costi. E poi uno strepitoso fine d'anno con occupazioni vicine al 92-95%, addirittura i numeri di Ferragosto, quindi dobbiamo ammettere che ormai Jesolo vive tutto l'anno. Quest'anno è l'ora della ripresa dal punto di vista degli appuntamenti fieristici, era 2 anni che mancavano e di conseguenza è importante ritornare a proporsi su mercati internazionali. Lo faremo sia individualmente come città di Jesolo, lo faremo all'interno del progetto Venice Sense, per cui si parte da subito Stoccarda a breve, seguiranno Milano, Monaco, Vienna, Berlino, Budapest, per chiudere poi in autunno 23 con il classico TDG di Rimini, VTM di Londra e probabilmente una puntatina a Varsavia. Oggi Jesolo è una località di alto livello, una località di fama internazionale, è un brand. Jesolo non ha nulla da invidiare alle mete turistiche internazionali più blasonate, anzi credo che se la possa giocare all'altezza. Jesolo è una e tante, quindi Jesolo è quella del divertimento, i grandi eventi appunto lo dimostrano e quindi certamente continueremo a percorrere questa iniziativa.